Il 4 febbraio 1994 c'è una telefonata importante per la nostra storia, per la storia d'Italia. A farla è un principe della nobiltà romana nera. Si chiama Domenico Napoleone Orsini. È un principe che ha una storia, amico di Licio Gelli, va a trovare il suddetto a Villa Vanda, massone. Dopo, nei primi anni 90, però si scopre leghista, si mette in contatto con Umberto Bossi, cerca di costituire a Roma una sponda per la Lega Nord. Vuole costruire una nuova politica per il nostro paese. Tra il 92 e il 94, nel nostro paese, infatti, cambia tutto. Crollano i vecchi partiti, muore il vecchio sistema politico, nascono i nuovi partiti, nasce un nuovo sistema politico. È quella che banalmente viene raccontata così: fine della Prima Repubblica, inizio della Seconda Repubblica. Ebbene, c'è questa telefonata. La telefonata del 4 febbraio 1994, che è cruciale per la nascita della nuova Repubblica. Il principe Orsini, dunque, fonda un movimento romano, la Lega Italia Federata, che fa un po' sponda con Bossi. Fanno anche una grande festa in cui accolgono Umberto Bossi a Roma, nella Roma Ladrona. Naturalmente in un salotto popolato di belle signore, giornalisti e politici. Si dà da fare il principe Orsini e cerca anche di mettersi in contatto con una serie di altri personaggi che in giro per l'Italia meridionale avevano costituito delle leghe, delle piccole leghe. La Lega delle Puglie, la Lega della Calabria, la Lega del Sud. Il suo disegno è di federare tutte queste piccole leghe, fatte per lo più da personaggi legati alla massoneria, che spesso hanno contatto con Licio Gelli, federarle in quella che potrebbe essere chiamata la Lega Meridionale o la Lega del Sud. Il contatto però del principe Orsini, il contatto più importante, è con un movimento simile al suo che ha sede a Palermo e a Catania. Si chiama Sicilia Libera. È una sorta di Lega Siciliana. Però lo sponsor di questa Lega Siciliana si chiama Leo Luca Bagarella, cioè Cosa Nostra. Ebbene, il principe Orsini parla a lungo con questi signori, questi massoni delle varie leghe, parla a lungo con Tullio Cannella, che è l'uomo presentabile, il braccio politico di Cosa Nostra, e fanno delle riunioni per costituire questa Lega del Sud. Poi le cose non vanno come dovevano andare. È troppo difficile riuscire ad avere credibilità con un nuovo partito, che inizia da zero. Però, parallelamente a loro, c'è qualcun altro che sta per fare un nuovo partito, che sta per rinnovare la politica italiana. Ebbene, si prende contatto anche con quel signore. Infatti, ci sono le famose telefonate del 4 febbraio 1994. E il principe Orsini chiama alle 10:50 Stefano Tempesta, è un esponente leghista vicino a Sicilia Libera, il movimento di Cosa Nostra. Nel primo pomeriggio alle 15:55 telefona Tullio Cannella, che è l'inviato di Bagarella di Cosa Nostra nella politica. Subito dopo, alle 16:14, il principe Orsini chiama la sede di Sicilia Libera a Palermo, cioè il partito della mafia. Alle 18:43 chiama Arcore, il numero privato di Silvio Berlusconi. Immediatamente dopo,
pochi minuti dopo Marcello Dell'Utri. Poi alle 19.01 telefona di nuovo a Tempesta, che poi richiama di nuovo alle 19.20. Fine della storia. Il movimento delle leghe sparisce, la Lega del Sud non vedrà mai la luce, nasce invece Sicilia Libera che si trasforma, e nasce soprattutto Forza Italia, anche in Sicilia.